tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Pacchi di sale al posto dei cellulari, tre truffatori denunciati dalla polizia in A14. A Serungarina i residenti alle prese da una settimana con un blackout elettrico che ha mandato in tilt l'intero borgo. Malato di sclerosi multipla ottiene dopo una lunga attesa il posto auto davanti casa e adesso ringrazia tutti. In una scuola di Colli al Metauro il sindaco inaugura la nuova rampa per disabili. Consigli di quartiere, Pesaro vira sempre più a sinistra e il centrodestra battuto in ogni seggio. Inaugurata a Fano la 32esima edizione di Sapori e Aromi d'autunno, domenica si replica. A Monbaroccio, sabato prossimo, inizia ufficialmente il Natale, un mese di eventi sotto l'albero. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. Allora, tre pataccari, così vengono definiti coloro che cercano di spacciare cose false per vere. Tre di loro, tre truffatori, sono stati fermati, denunciati, scoperti insomma dalla polizia stradale in un'area di servizio della 14, mentre stavano tentando di rifilare un pacco con all'interno del sale ad alcune vittime. Vediamo il servizio di Rino Balestra. Tre italiani di origini napoletane di età compresa tra i 44 e i 46 anni sono stati denunciati all'autorità giudiziaria dagli agenti di polizia stradale di Fano per il reato di truffa ed esercizio abusivo dell'attività di commercio per aver tentato di vendere tablet e telefonini con la tecnica del pacco e contropacco. Il terzetto è stato intercettato dalla pattuglia in servizio lungo la 14 nell'area di servizio Foglia Ovest di Pesaro nel tardo pomeriggio di domenica, mentre i tre pataccari cercavano di rifilare ai malcapitati avventori un tablet ed un telefonino di una nota marca contenuti in una valigetta a prezzi molto vantaggiosi. I tre mettevano in pratica la vecchia ma sempre efficace tecnica dello scambio delle valigette. L'incauto acquirente nel momento del pagamento viene distratto ed il complice del venditore scambia la valigetta con una contenente solo due pacchi di sale. Pacco e contropacco, appunto, ma ai truffatori è andata male perché alla vista degli agenti, benché abbiano tentato di scappare, sono stati fermati e il loro raggiro scoperto e naturalmente tutti e tre denunciati. La polizia stradale proseguirà nel prossimo periodo controlli mirati proprio per prevenire reati di questo genere e mette in guardia tutti gli utenti della rete autostradale a prestare particolare attenzione, a non accettare proposte di acquisto di merce di dubbia provenienza o a prezzi palesemente sotto costo. Siamo a Serrungarina, siamo nel comune di Colli al Metauro, perché i residenti da qualche giorno sono alle prese con una serie di disguidi, disagi dovuti alla corrente elettrica. Vediamo. È da giovedì della scorsa settimana che i residenti dello splendido borgo di Serrungarina hanno a che fare con l'energia elettrica che gioca a brutti scherzi. Un apparato della cabina che porta energia alle circa 80 anime del borgo e all'unica attività presente, un noto ristorante, è andato in tilt, lasciando in panne l'intero paese. Lampadine tremolanti, schede di elettrodomestici che saltano, frigoriferi ed altri macchinari in sofferenza. Pronta è stata la risposta dei tecnici dell'Enel che, capita la magagna, hanno programmato l'intervento risolutore per questa settimana, ma nel frattempo hanno dotato la comunità di un potente generatore che funge da surrogato della cabina malandata. Tutto bene, direte voi. No, perché anche il supergeneratore ha fatto le bizze e ha fatto fare qualche cenetta a lume di candela ad avventori del ristorante ed abitanti non del tutto programmata. E dopo un via vai di tecnici del generatore, funzionari sempre disponibili dell'Ener, sembrerebbe che la luce, è proprio il caso di dire, per giovedì ritorni. La settimana scorsa è andata, alla fine della settimana scorsa è andata in tilt la cabina
che qui vediamo in muratura dell'Enel, un trasformatore non funziona più. Quindi l'Enel ha già programmato, siccome ci vuole un po' di tempo, ha programmato un intervento per dopodomani, giovedì, che con una gru, con un braccio abbastanza lungo, porteranno il trasformatore fino alla cabina. Nel frattempo, tramite una ditta, loro partner, hanno portato un generatore che fornisce energia qui al paese. Se non che questo generatore, purtroppo, ogni tanto gli dà dei problemi. Ieri è venuto il tecnico, ha cambiato dei filtri, alle 3 se n'è andato, alle 5 di nuovo buio, richiamato l'Enel, arrivati prontamente, ritornato di nuovo il tecnico da Cesena del generatore e ieri sera verso le 7:30 è stato ripristinato. E speriamo che sia la volta buona, che si arrivi a dopodomani finalmente. Adesso torniamo a parlarvi di quel giovane malato di sclerosi multipla che nel mese di giugno si era rivolto a noi di Fano TV per lanciare un appello al comune di Fano. L'appello in sostanza riguardava un posto auto da poter utilizzare, ricavare di fronte alla propria abitazione. Bene, qualche giorno fa è arrivata per questo giovane la buona notizia. Allora, a distanza di non poche settimane siamo nuovamente qui in Viale Romagna, siamo in compagnia di Nicola, avevamo fatto un servizio con lui per un'area parcheggio a sosta per disabili che un po' languiva, c'erano tempi un po' lunghi ma per le sue necessità serviva urgentemente. Allora Nicola, siamo qui perché fortunatamente possiamo vedere che tutto è andato bene, certo. No? C'è stata un'associazione che ha aiutato, stimolato l'amministrazione pubblica perché accelerasse un po' l'iter, esatto. E tutto è andato bene. Certo. Quindi soddisfazione massima. Ma soddisfazione, finalmente torno a casa comodo. Ecco. Okay? Quando non mi muovo tanto, parcheggio qui e entro dentro casa. Tu hai avuto modo di parlare con questa associazione e ti senti anche in dovere di ringraziarla. Sì, ringrazio Francesca che è l'associazione genitori con figli con disabilità e che è anche presidente, ho preso appunti, è referente del centro CDH che è di Fano, che sarebbe la documentazione informazioni handicap. E se vogliamo aiutare queste associazioni fanesi con il 5 per 1000, ho qui il numero e ve lo dico in diretta. Il numero è 900-2157-0412. Ecco, queste associazioni sono importanti perché magari aiutano le persone come te e aiutano il territorio, territorio a districarsi anche su iter burocratici che magari uno non è proprio, addentro. Esatto. Quindi grazie che siete tornati, ringraziamo anche il comune e chi ha imposto tutta questa cosa qua e niente. C'è tutto, cartello, tutto. Strisce, tutto a posto. È esagerato, però va bene. Esatto. Per te era importante questo risultato? Per me era importante, sì, al momento sì. Però è importante anche che altre persone che bisognano di questo posto sanno che comunque le cose funzionano. Questa è stata una buona via, ecco. Per accelerare la burocrazia, tutto qua. E sempre in tema di disabilità, a Colli al Metauro il sindaco Stefano Aguzzi ha tagliato il nastro ad una nuova rampa che serve agli studenti che hanno difficoltà a salire e a entrare e uscire di scuola. Vediamo. Questa mattina si è tenuta a Colli al Metauro un'inaugurazione che più di altre lascia negli amministratori il dolce sapore della bontà. Una rampa di accesso ad una scuola pubblica, abbattendo così le barriere architettoniche, favorendo l'inclusione e la coesione sociale tra diversamente abili e normodotati. E le poche gocce di pioggia che sono cadute nel momento preciso del taglio del nastro non hanno guastato l'atmosfera di giubilo di maestre, alunni e amministratori alla scuola dell'infanzia. Anzi, a Rodari di Calcinelli. Non è, un'opera eccezionale, nel senso che è un'opera che in teoria dovrebbe già essere
funzionali in ogni istituto scolastico, in ogni plesso pubblico. Purtroppo qui alla scuola materna Rodari di Calcinelli non c'era un accesso, diciamo così, accessibile a chi ha difficoltà motorie, se c'è qualcuno con una carrozzina che deve entrare o chi è che ha anche un'invalidità temporanea o anche permanente, aveva difficoltà ad entrare a scuola perché effettivamente c'erano degli scalini e doveva passare dal retro, una cosa insomma non decorosa e non funzionale. Ecco, abbiamo voluto portare avanti questo lavoro, ripeto, non è un lavoro eccezionale, ma credo che sia un lavoro invece molto significativo, che vuol dare proprio un segno di attenzione, di disponibilità, di funzionalità, soprattutto verso chi è che ha una difficoltà, ripeto, e che quindi non potrebbe accedere come tutte le altre persone. Quindi sono molto contento, è sempre raro di questi periodi per i sindaci inaugurare qualcosa, perché sapete, tra crisi economiche, mancanze di fondi, mancanze di soldi, in questo caso ogni qualvolta si porta avanti una iniziativa io ne vado particolarmente fiero, ma soprattutto ne sono felice per tutta la comunità. Eccoci, evviva! Taglio del nastro quindi alle 10.30 per i lavori fatti dal comune alla scuola per un importo di 30.000 euro che hanno riguardato, oltre che la realizzazione della rampa, anche altre opere di manutenzione in una scuola modello della comunità che ospita anche un nido ed è una delle quattro presenti sul territorio dove vengono anche effettuati stage universitari e alternanza scuola-lavoro per gli alunni delle scuole superiori e dove gravitano 46 bambini, quasi tutti residenti a Calcinelli, seguiti da 6 insegnanti, 2 dei quali di sostegno. Si terrà domani, mercoledì, alle ore 21 nella sala del Consiglio Comunale di Fano una commissione congiunta bilancio e ambiente che avrà come unico argomento quello del digestore anaerobico. L'iniziativa è promossa dalla consigliera Cora Fattori ed ha l'obiettivo di analizzare la questione da un punto di vista tecnico e professionale in una sede, quella delle commissioni consigliari, appunto nata come tavolo pubblico. Saranno presenti anche alcuni tecnici convocati dai 5 Stelle, mentre sul fronte del centrodestra Lega Fano e Fano Città Ideale al momento non hanno comunicato alcun nominativo. La commissione, come detto, sarà aperta al pubblico e la cittadinanza è invitata a partecipare. E a Pesaro il centro-sinistra batte il centro-destra e vince le elezioni per il rinnovo dei consigli di quartiere. Risultato davvero straordinario, con percentuali in molti casi bulgare, e la dimostrazione credo che insomma non solo abbiamo una buona squadra di governo cittadino, ma anche nei quartieri è un ulteriore segnale di fiducia da parte dei pesaresi nei confronti dell'amministrazione comunale. Sono queste le parole a caldo del sindaco di Pesaro commentando il risultato del voto per il rinnovo dei consigli di quartiere. La lista Un Gran Bel Po' vince nei 12 quartieri con un'ottima affluenza e partecipazione dei cittadini alle votazioni svolte domenica scorsa, confermando campioni assoluti per i prossimi 5 anni, dove tutti e 12 quartieri saranno attrazione PD. La squadra politica ieri ha festeggiato il risultato ottenuto in un noto ristorante pesarese. Siamo pronti a lavorare per migliorare tutti i quartieri della città e siamo sicuri che la nostra squadra lo saprà fare al meglio, coinvolgendo anche chi non è riuscito a essere eletto, ma sicuramente sarà in prima fila nel lavoro dei quartieri. La lista di centrodestra Ascoltiamo Pesaro non è riuscita a ottenere la maggioranza dei 7.192 pesaresi che si sono recati alle urne. Il quartiere che ha registrato la maggiore partecipazione è il San Bartolo con il 20% degli aventi diritto al voto. Il secondo quartiere con la percentuale più alta di affluenza è Colline e Castelli con il 15,4%, pari a 608 votanti. Il centro-sinistra ha battuto il centro-destra con il 74% contro il 26%. Segue come percentuale di affluenza Pozzo Borgo Santa Maria con il 14,8%, dove quartieri Pesaro Un Gran Bel Po' si è imposta con il 76% contro il 24% di Ascoltiamo Pesaro. E adesso, sempre per quanto riguarda le vostre segnalazioni, andiamo in piazza 20 Settembre a Fano, dove un nostro segnalatore, un nostro reporter, ad un nostro reporter non è sfuggita questa panchina completamente rotta,
come vedete. E queste panchine solitamente vengono utilizzate anche dagli anziani, al mattino in particolare. E quindi chiedono, si legge in un messaggio che ci è arrivato al 338-4968-250, chiedono al Comune di Fano di ripristinarla quanto prima. Il 14 febbraio è stata la giornata mondiale dedicata al diabete. Durante la scorsa settimana tante sono state le iniziative volte alla prevenzione e alla conoscenza di questa malattia. Il diabete è una delle patologie croniche maggiormente diffuse nel mondo. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, negli ultimi decenni l'incidenza è quasi quadruplicata, passando da 108 milioni nel 1980 a 422 milioni nel 2014. In Italia invece i dati più recenti stimano una prevalenza del diabete intorno al 6,2% della popolazione, dato più che doppio rispetto a quello di 30 anni fa. L'aumento dell'incidenza e della prevalenza del diabete in tutto il mondo si associa purtroppo anche a un aumento della frequenza delle complicanze. Una di queste è la malattia renale cronica, che rappresenta una delle principali complicanze del diabete di tipo 1 e 2. Questa colpisce circa un terzo delle persone con diabete e rappresenta la prima causa di insufficienza renale terminale in tutto il mondo. Di questo e di altro se ne è parlato in un congresso medico con relatori e opinion leader a livello nazionale tenutosi a Senigallia, come ci spiega la responsabile scientifica del progetto, la dottoressa Manfrini di Senigallia, responsabile dell'unità operativa dell'area Vasta 2. Negli ultimi mesi, ultimo anno, sono uscite delle evidenze scientifiche importanti sul fatto che alcuni farmaci innovativi, tra virgolette, sono in grado di prevenire o quantomeno rallentare la progressione della nefropatia diabetica, quindi questo aveva un senso. L'attenzione mediatica sul diabete in questo periodo è dovuta anche alla ricorrenza della giornata mondiale del diabete del 14 febbraio, che ha fatto accendere i riflettori su di un vitale aspetto, ovvero la prevenzione, dato che si stima che oltre 14.000 marchigiani non sappiano di essere diabetici. Davanti alla splendida Rotonda a Mare, quindi sede del congresso, un presidio della Croce Rossa Italiana e dell'Associazione Diabetici ha effettuato screening gratuiti a tutta la cittadinanza. Sensibilizzare è importante perché anche se il diabete apparentemente non dà sintomi, però provoca dei danni che possono essere estremamente gravi. Toccante durante il convegno è stata la testimonianza del padre di una paziente della struttura che, pur vincendo la sua battaglia contro il diabete, curandosi e vivendo una vita normale, nulla ha potuto però contro un male incurabile. Taglio del nastro domenica scorsa al Codma di Rosciano di Fano per la 32esima edizione di Sapori e Aromi d'autunno. L'ha seguita per noi Simona Zonghetti. La banda cittadina e il coro Una scuola tra le note della scuola Fabio Tombari di Bellocchi hanno aperto al Codma di Rosciano la cerimonia inaugurale di Sapori e Aromi d'autunno. La mostra fiera che da 32 anni mette in vetrina le eccellenze marchigiane e che ospiterà anche domenica 24 novembre i migliori produttori della regione e i commercianti più qualificati, con un occhio riservato a quelli provenienti dalle zone colpite dal terremoto nel 2016. Oltre 100 le aziende che partecipano quest'anno alla manifestazione con prodotti del territorio e particolarità gastronomiche di ogni tipo che riempiranno quello che per l'occasione tutti chiamano il salotto del gusto. Domenica scorsa è stato il sindaco Massimo Seri a tagliare il nastro tricolore affiancato dagli organizzatori e dalle autorità civili e religiose. Da 32 anni abbiamo conservato questa, diciamo, questa immagine e questa coerenza. E quindi la coerenza la vediamo anche qui in questo momento, in queste due questa domenica, dove ci sono molti produttori che c'erano già 32 anni fa, quando è nata questa manifestazione, che nelle Marche non c'era assolutamente niente di simile. Parliamo dell'olio, da qui è nata
nata l'Associazione Nazionale Olea Internazionale, tutti i concorsi nazionali e internazionali di olio che Olea svolge, ma tutto, concorsi di formaggi, abbiamo fatto di tutto e di più, fino alla prossima che abbiamo in cantiere, che è quella della pasta, Pasta Fest, che vorremmo realizzare a Fano nel prossimo mese di settembre. All'inaugurazione poi non è mancato un momento importante di riflessione. Olea, infatti, a nome dei produttori di olio che partecipano ai concorsi L'Oro delle Marche e L'Oro d'Italia 2019, ha consegnato al vescovo Armando Trasarti la simbolica bottiglia dell'olio della solidarietà a favore della mensa dell'Opera Padre Pio di Fano. Sua Eccellenza ha voluto ringraziare i produttori dell'agroalimentare, i contadini e i trasformatori delle materie prime perché sono loro a salvare la terra e a tenere vive le antiche tradizioni. È un bel segno, perché a chi ha bisogno non bisogna mai dare lo scarto, ma il meglio di sé. Mi hanno imparato i miei avi che quando si fa la carità, appena prendi lo stipendio metti la quota, non si avanza, metti la quota di principio, allora tu hai la dignità e dai la dignità. Al termine, come di consueto, sono stati consegnati i riconoscimenti della 28ª edizione del premio Marche Nostre, che viene conferito ogni anno ad aziende, operatori ed esperti che si sono distinti nel campo dell'agroalimentare oppure a personalità che hanno contribuito alla buona riuscita dell'evento. Tra loro Anna Bracci, Domenico Montagna, Luca Guerrieri, Lorenzo Romani e Renzo Ceccacci. Quando c'è eccellenza significa che dietro c'è competenza, c'è formazione, professionalità, aggiornamento, ma soprattutto tanta passione. E quindi in conclusione diciamo viva sapori e aromi d'autunno. E adesso invece andiamo a Monbaroccio, dove sabato prossimo iniziano le manifestazioni legate al Natale. 37 le casette tipiche che saranno allestite lungo la via principale e la piazza per la 19ª edizione di È Natale a Monbaroccio, all'interno delle quali ci saranno espositori provenienti da tutta Italia. Il suggestivo borgo medievale si prepara anche quest'anno a una magica atmosfera natalizia, impreziosita da tipicità locali, unito al panorama mozzafiato e alle opere realizzate a mano dagli artigiani locali. Nella giornata inaugurale di sabato 23 novembre prenderà il via anche il laboratorio curato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero di Pesaro all'interno della pasticceria di Babbo Natale. È una grande emozione anche sapere che sabato pomeriggio alle 15.30 all'inaugurazione ci sarà il nostro presidente nazionale delle Proloco Nino La Spina a tagliare il nastro. È un evento che da anni, da 19 anni è sempre andato in crescita. Abbiamo cercato di migliorare su quello che è la sicurezza, il piano di sicurezza e anche l'accoglienza turistica. La manifestazione interesserà, oltre al weekend del 23-24 novembre, anche quello del 30-1 dicembre fino all'Immacolata. Il castello sarà illuminato e presenterà diversi eventi di arte e cultura con musiche, luci, colori e tante attrattive. La caratteristica, i punti di forza di questo mercatino è Natale a Monbaroccio sono le scenografie ambientate all'interno del borgo con degli spazi dove appunto i privati ce lo offrono gratuitamente, paesaggio invernale, case di Babbo Natale, villaggio montano, il ghiacciaio, la casa di Babbo Natale, la pasticceria di Babbo Natale. E Natale a Monbaroccio riserva anche una particolare attenzione dedicata ai più piccoli. Vi invitiamo tutti a questa 19ª edizione, vi aspettiamo il giorno dell'inaugurazione e cui ci sarà la presenza e la musica di Luca Vagnini, tanti nuovi eventi anche per i bambini che potranno fare un giro con i pony e potranno vedere gli spettacoli all'interno del teatro, spettacoli di Saint Art, cabaret e poi vi ricordiamo la cena con Babbo Natale. Tutto il programma è consultabile sul sito Natale a Monbaroccio sulla nostra pagina Facebook. E con questo servizio dedicato al Natale, curato da Francesco Salvago, vi ringrazio per aver seguito il nostro telegiornale. Vi ricordo che dopo la pubblicità e le previsioni del tempo andrà in onda un approfondimento in studio molto interessante, perché si parlerà di digestore anaerobico e ne parleranno i dirigenti di ASET.
E con questo ci fermiamo qui. Grazie per averci seguito. Ci vediamo domani mattina alle 7 con la rassegna stampa. Arrivederci.